quando giocheremo, giocheremo contro, perché poi dai, ne faceva poche, dai, non ne faceva da, oddio, alcune. Il nostro augurio. Mi è venuto adesso ora in mente, parlando di calciomercato, perché comunque noi alla fine parliamo di calciomercato e ci atteniamo alla Lazio, stiamo guardando anche intorno le varie, nonostante il mercato sia fermo in ambito nazionale e proprio riferito al nostro campionato, a parte la Roma che non si sa da dove riesca a tirare fuori tutte queste cifre per andare a acquistare determinati giocatori senza poi dover spendere, ma noi non vogliamo mettere in risalto i nostri cugini. Più che altro il mio discorso era questo: quando vedi anche il palcoscenico internazionale, Real Madrid che ufficializza James Fernandez, Kroos, il Manchester United di Maria e il Barcellona Luis Suarez, 80 milioni di euro. Quanto ci manca Sergio Gragnotti che andava lì con lo yacht e si piava Vieri, si prendeva Stam in mezze giornate, cioè da un giorno all'altro. Cioè, ci svegliavamo e ci tiravamo fuori questa trattativa. Ma poi nell'ambito europeo, nel palcoscenico europeo e mondiale andava a fare queste cose, non nell'ambito, cioè dici soltanto nazionale. Cioè, campioni del genere, cioè quanto ci manca Gragnotti? Cosa sarebbe stato avere un presidente come Gragnotti in questa era? Perché comunque, con tutti gli errori che possa aver fatto, bisogna dare il merito che lui vedeva 10 anni avanti gli altri, e che comunque il calcio che si è creato ora non era nient'altro che era quello che aveva già pronosticato lui nell'ultima parte di stagione nell'ultime 2-3 stagioni di Lazio. E cioè adesso avere una gestione come quella Gragnotti, secondo me, comportava per forza di cose alzare una Champions League e non andarci vicino. L'alzavi perché comunque riusciva ad andare a trovare il talento giusto, l'allenatore giusto in quel determinato momento. Prima comunque era molto più difficile perché c'erano squadre molto più organizzate di noi ci abbiamo dovuto mettere parecchi anni per uscire fuori. Ecco, magari se ci fosse stato magari le due gestioni inverse, nel senso lo Tito prima e Gragnotti poi, adesso io sono sicuro che la gestione Gragnotti ci avrebbe portato anche a... Ci saremmo divertiti sicuramente. Beh, ti ripeto, ci stavo pensando l'altro ieri, cioè Di Maria, Kroos, Fernandez, cioè cifre poi 50, 70, 80 milioni, erano le cifre che muoveva lui con i vari Tanzi, con i vari Agnelli, con i vari Berlusconi, però 10 anni fa. Perché dietro comunque c'è sempre stata una mente forte, una mente precursore dei tempi, una mente che guardava sempre oltre il presente. E abbiamo visto che tante cose che lui aveva predetto poi alla fine sono successe e sono accadute. Il mondo e il calcio stanno cambiando. Stanno cambiando nella direzione che lui aveva pronosticato, quello è il rammarico. Che lui aveva pronosticato, è vero. Però forse in questo calcio c'è bisogno anche un po' di equilibrio, perché il Manchester United che prende più di 900 milioni dall'Adidas, beh, lì forse stravolge un po' gli equilibri. Indubbiamente, del calcio. Però è un brand che comunque muove capitali in tutto il mondo. Cioè, se l'Adidas propone un contratto di 1.000 miliardi al Manchester United, non è che l'Adidas ci guadagna sicuramente, però ecco, puoi contrastare tutto questo potere. Cioè, un Lotito potrà contrastare tutto questo potere puntando sui giovani? No, io penso no, ma perché proprio è il personaggio che comunque è mediocre e comunque è limitato. Ce l'ha dimostrato adesso, sono 10 anni. Da domani sono 10 anni, quindi se lo diciamo di giusta causa. Il problema è che, vedi, Gragnotti aveva iniziato a far conoscere il marchio Lazio nel mondo, il marchio Lazio in Brasile. Io mi ricordo, andavo piccolino, la prima trattativa vera e importante fu quella di Ronaldo, Luis Nazario da Lima Ronaldo. Perché? Perché associava comunque acquistare un giocatore del genere, il talento principe della nazionale brasiliana, significare portare la Lazio in Brasile. E muovere e poi aveva degli interessi in Brasile con la Cina. Bravo. E appunto, vedi comunque perché lui era di un'altra caratura. E le prime tour estive
Lui le creava, lui l'ha creato una in Giappone, una in Cina. Quindi quando parliamo di Gragnotti in un certo senso non è che parliamo perché l'ha dimostrato poi con i fatti. Oltre a portare la Lazio sul tetto del mondo, almeno per le statistiche e per le classifiche ranking FIFA, neanche UEFA, ranking FIFA, comunque aveva portato la Lazio sul tetto del mondo. E ti manca un personaggio del genere. Quindi adesso vedere Manchester United che firma un accordo con l'Adidas, perché poi ce lo scordiamo, lo stesso accordo dell'Adidas l'ha fatto anche la Juventus, perché qui si parla a Roma sembra soltanto che esista soltanto l'altra sponda. Si parla di Roma, dell'accordo di 100 milioni con la Nike. L'Adidas ne ha firmato uno di 150 due anni fa, pronto in partenza dal 2015. E noi? Per carità, a me va pure bene la Macron, mi va pure bene lasciare la maglietta senza sponsor. Ma rimani nel confine. Però non c'hai quella forza economica poi di creare una squadra forte, solida, al di là di determinati accordi commerciali. È lì che manchiamo. Magari con Gragnotti un Adidas ti veniva al tavolino con te. Una Nike ti veniva al tavolino con te, quei soldi poi li sapevi risfruttare per creare una Lazio più forte e competitiva, non in Italia ma nel mondo. E ricordiamoci che siamo senza il main sponsor principale. Allora guarda, io su questo voglio spezzare una lancia a favore di Lodito. Sì, perché io la penso grosso modo come lui. Che poi tu comunque sei anche un appassionato come il buon Max del Barcellona, quindi seguite anche determinate dinamiche del Barcellona. Voi sapete meglio di me, il Barcellona ci insegna che tanti tanti e tanti anni il Barcellona è stato senza sponsor, o meglio è stato senza sponsor tranne un periodo che comunque si faceva, cioè vestiva sulle proprie maglie il logo UNICEF, sì. un logo di comune accordo senza scopi di lucro. Il discorso è questo: allora, se vuoi saltare il marchio non c'hai bisogno soltanto dello sponsor, quindi comunque vuoi anche lasciare la maglietta senza sponsor per parecchi parecchi anni, ma fai crescere comunque l'idea che sia un marchio potente, sia marchio forte, che non ci abbia bisogno di scendere determinati compromessi. Se uno sponsor vuole appunto mettersi in luce sulle magliette della Lazio, è giusto che comunque la Lazio si faccia rispettare e strappi un accordo più che valido. Mi devi pagare se ti vuoi mettere il tuo nome, il tuo logo sulla maglietta della Lazio. Ma in 10 anni non è riuscito a trovarlo. No, però. È che poi alla fine vedi, cioè, metti Edil Roma, che era una ditta molto vicina alle sue aziende private, è lì che poi c'è l'incongruenza, è lì che poi lui perde di credibilità, e poi è lì che il tifoso della Lazio dice adesso basta, adesso non vogliamo neanche più scendere a compromessi, adesso la tua finta autocritica non ci caschiamo più. Capisci dove nasce? Piace anche la maglietta senza sponsor, ma anche a me, per carità, però a sto punto la lasci in maniera tale che dopo 10 anni non ti viene a Qatar Airways, non ti viene Etihad, ma ti viene un altro sponsor e ti dà 6-7 milioni di euro rispetto magari ai 3 milioni che 8 anni fa ti offriva la Mazda, che tu stesso hai rifiutato. Ma lui si è giustificato dicendo, per sempre il mio sponsor, perché ha detto: a me danno più 20 piccoli sponsor messi insieme. Ma adesso non ci sanno più. Però quei main sponsor erano sempre nel circuito suo. La Padeglia, la Edil Roma, la Sospe, faceva parte sempre del circolo suo, dei comuni accordi che faceva lui privatamente, che poi noi adesso, oggi stavo cercando il bilancio della Lazio. Bisogna anche comunque andare un po' più sullo specifico in determinate situazioni, perché comunque il tifoso della Lazio, l'abbiamo sempre sottolineato, non è stupido, non va preso in giro. E quindi dobbiamo, secondo me, mettere in luce determinati aspetti di questa dirigenza che ha perso di totale credibilità, e che va detto, perché le cose stanno così, non perché siamo dei matti, dei millantatori o dei prevenuti, perché le cose comunque sono anni e anni che vanno in questa maniera. Bene, Marco, io so che tu devi scappare. Sì, guarda, altri 5 minuti ci rimango volentieri, ora che ci ha raggiunto anche un buon Max.
ci raggiunge anche il buon Max e ci sta. Ti lascio, guarda, con un contributo musicale e rientriamo e do un caloroso saluto a tutti. Saluto a tutti, intanto ci sta portando bene Max e poi ti sostituirà alla conduzione. Non disperare, come conducente. Ti vediamo che sei contento e felice di questa soluzione, Max. Dai, ti lasciamo parlare anche del tuo Barcellona. Questo lo decidiamo noi se parla del Barcellona o no. Lo decidi tu, dai. No, lo decidiamo noi. È il padrone di casa, a parte bisogna farla ricca, dai. Dici, vabbè, va. Ciao. Piccolo colpo di scena pure da Roma, facciamolo aspettare altri 5 minuti, va, fammi altri 5 minuti del Nicodoro delle Aquile, su. E eccoci ben entrati, il Nicodoro delle Aquile, speciale Minotaur Close, ne abbiamo parlato già alla lunga, il buon Max ci sta per raggiungere, per darci il cambio di quest'ultima fase. Abbiamo parlato molto di Lazio e delle solite dinamiche. Dobbiamo trovarci anche qualcos'altro, perché tanto fino a quando non ci stupirà questa dirigenza avremo molte difficoltà, anche perché parlare adesso di altre sponde o di palcoscenici internazionali ci farebbe soltanto che più del male a noi stessi, perché comunque sappiamo che determinati obiettivi non li raggiungeremo, e vedere una Lazio che si debba accontentare di un livello stabile di mediocrità non ci ha mai appartenuto e mai lo digeriremo come aspetto. Speriamo che il buon Pioli comunque riesca a trovare il mix giusto per creare una squadra tosta e gagliarda come è sempre piaciuta a noi, che comunque combatta dal primo all'ultimo minuto, che entusiasmi il proprio pubblico e che faccia bene, più che altro ci riporti presto in Europa, perché quest'anno non ce l'abbiamo fatta andare in Europa League, perché volevamo riportarci in finale Europa League a Varsavia al buon Daniele Calabria perché la trasferta europea è comunque un qualcosa di bello, unico e speciale, che ho avuto l'onore e il piacere di fare almeno un paio di volte, e una quest'anno proprio da
da Varsavia, e la voglia da protagonisti. Da protagonisti, dobbiamo dire, poi vorremmo anche creare una puntata anche su quella, su quell'aspetto, perché ancora non eravamo nati come emittente radiofonica, e ne dobbiamo parlare anche di quella trasferta, anche perché abbiamo contributi ed esperienze personali, tra cui la nostra in prima persona. Io ero lì.